La prima volta non si scorda mai. Per il neopresidente Gerardo Soglia, al debutto ufficiale allo stadio Adriatico, arrivano applausi, consensi e tre punti di inestimabile valore, ottenuti, non era mai successo prima d'ora, contro una formazione di rango, l'Arezzo di Luciano De Paola. Dunque tutti bravi, ma citazione di merito per Capitan Caracciolo, uomo ovunque del centrocampo biancazzurro, e per Marco Sansovini. Quinto gol in altrettante partite sin qui disputate, terzo di testa, bottino senza dubbio ragguardevole per chi, come l'attaccante di proprietà del Grosseto, non è proprio un gigante. Roba da Guinness dei primati, o quasi. Ma io sono contento, diciamo che non sto a pensare quinto in cinque partite, perché Sennò non ne fai più. No, è vero. Senza Alfageme, Lerda opta per il 4-4-2. A Sansovini viene affiancato l'aitante Edgar Ciani, classe 1989, albanese d'origine, pescherese d'adozione, all'esordio dal primo minuto in campionato. In difesa conferma per Cristian Conti, per contro l'Arezzo. Modulo speculare. De Paola dà fiducia all'11 che domenica scorsa ha battuto, pur soffrendo il Lanciano. Falomi, Martinetti di punta, Bondi e Cavagna esterni. Inizio da brividi in tutti i sensi, violentissimo lo scontro aereo dopo 4 minuti tra Vitale e Lopez. Il difensore aretino rimane a terra, si teme il peggio che tuttavia viene scongiurato. Sulla punizione ricamo di Bondi, Ranocchia colpisce di testa, prodigioso il riflesso di Giovanni Indiveri. Il pressing alto dell'Arezzo crea più di un problema a Caracciolo e compagni. Togni sorprende con questo cambio di gioco il dispositivo arretrato biancazzurro, ma Bondi perde l'attimo e l'opportunità sfuma. Un minuto più tardi, su questo lungo rinvio dell'estremo di casa, Lopez appoggia a corto al ritorno, praticamente un assist irripetibile per Micco, che spreca così. Capovolgimento, Bondi affonda sulla corsia di sinistra, supera di slancio Romito e rifinisce per Martinetti. Tocco di prima intenzione, pallone a fil di palo. Gli Amaranto insistono. 16esimo, manovra lineare da sinistra a destra, Martinetti per Cavagna, destro potente ma impreciso. Non c'è un attimo di tregua, 2 minuti più tardi, 18esimo, Ciani serve Micco che cerca di farsi perdonare, copre palla, si gira, gran sinistro, Marconato è determinante. Passano i minuti, si attenua il pressing toscano, il Pescara cresce, splendida alla mezz'ora l'azione studiata a tavolino. Su palla inattiva partecipano un po' tutti, da Ferraresi a Caracciolo, da Di Liso, autore del cross, a Romito che esplode il gran destro sulla respinta della difesa ospite. Marconato non trattiene, si avventa Sansovini che però commette gioco pericoloso ai danni dell'ex vastese. Ci prova Vitale su calcio franco indiretto al 36esimo, Marconato respinge ma c'è il fuorigioco di Micco, quindi Ferraresi, destro giro un minuto più tardi che non trova la porta ma riscuote applausi. In pieno recupero invece Sansovini si prepara bene nel cuore dell'area toscana, sbagliando però misura e mira della conclusione. Chiusura di frazione dunque confortante, avvio di ripresa autoritario. Dopo un solo minuto, testa di Ciani servito da Felci, prodezza di Marconato. Preludio al gol del vantaggio. Sansovini illumina, lancio a tagliare il campo, Felci appoggia a Caracciolo, destro respinto da Micco, Marconato a terra, ancora il capitano che in diagonale ribadisce in rete. Terzo minuto, Pescara 1, Arezzo 0. Si disunisce l'11 di De Paola, che al sesto avvicenda Falomi con il francese Krupi. Effetti impalpabili, passano soltanto 4 minuti. Felci da destra, invito delizioso. Sansovini brucia Ranocchia ed infila di testa sul palo lungo Marconato. 2-0 e partita ormai in ghiaccio. Io dico la verità, ho fatto il movimento a tagliare sul primo palo perché solo lì poteva arrivare la palla, però il cross di Felci è stato veramente ottimo. Io l'ho solo spizzata, l'ho girata sul secondo palo. Una grande parte del merito va a Simone, devo dire la verità, perché è stato veramente un cross ottimo. Nell'Arezzo entra Goretti, ma soprattutto Mirtai, che al 26esimo fallisce in modo goffo e grossolano l'opportunità unica di riaprire il match. E così Lerda decide di innervare il reparto centrale di metacampo. Leone per Felci, linea mediana 3, Sansovini esterno, Ciani punto di riferimento offensivo. Una sorta di 4-5-1 pronto a trasformarsi in 4-3-2-1 in fase di impostazione. L'iniziativa viene lasciata all'Arezzo per scelta più che per necessità. Gol annullato al 35esimo a Crupiso. Aspetto fuori gioco, ma possesso di palla a conti fatti sterile. Arriva così, assolutamente meritata, la terza vittoria stagionale.